con la dottoressa Rachele Schettini del Centro Europa 2010, Centro di Studi e Formazione, approfondiamo nell'ambito del convegno sulla polizia locale, nel dispositivo antiterrorismo e per le emergenze di protezione civile qui al quarto compleanno di Senza Barcode, approfondiamo alcuni argomenti di cui lei ha parlato in questo intervento. Sono stati ovviamente molti gli argomenti trattati, parlando appunto di un decreto legislativo 192, un decreto legge poi convertito in legge ovviamente 192 del 2008, che modificava il TUE del 2000 appunto sulle autonomie locali, ecco, e poi appunto di un decreto ministeriale. Si inseriva il concetto di sicurezza urbana in questo decreto legge, ecco, però ci sta un passaggio che è stato importante. Io vorrei che lei ce lo sottolineasse qui nel pubblico di Liberi TV per renderlo poi dopo fruibile su internet. Sì, è stata sottolineata l'importanza di un nuovo concetto giuridico introdotto dal decreto legge menzionato del 2008, che dà al sindaco, però in qualità di ufficiale di governo, la potestà di ordinanze in tema di sicurezza urbana. Un concetto nuovo, sicurezza urbana intesa come bene giuridico da tutelare, bene giuridico che si inquadra all'interno della pubblica sicurezza. E proprio questa modifica apre degli spazi anche per l'operatività, per meglio far funzionare l'operatività della polizia locale, in quanto prevede anche che la polizia locale in materia possa cooperare con le altre forze di polizia. A questo, diciamo, è seguito poi dopo un decreto ministeriale che ha reso un po' più specifica la cosa dalla cornice, diciamo, legislativa, però mi sembra che in qualche modo nell'applicazione poi ci siano dei problemi, nell'applicazione reale di queste normative sorgono poi anche, diciamo, dei conflitti in qualche modo. No, più che problemi e conflitti, il campo di applicazione di questa norma, delimitata dal decreto ministeriale subentrato subito dopo nell'agosto del 2008, restringe un po' il campo poi di azione, perché il tema del convegno è stata l'operatività della polizia locale di fronte alle nuove sfide, che sono sfide di rischio e pericolo introdotte dalla criminalità, dal terrorismo, e il decreto ministeriale al riguardo non interviene più sul coordinamento operativo con le forze di polizia delle polizie locali. L'agente di polizia locale ha le sue qualifiche di agente di PS ed agente di polizia giudiziaria, e quindi può intervenire sicuramente di fronte al reato, può e deve intervenire, però non esiste un quadro ordinamentale della cooperazione con le altre forze di polizia, sì da formare un complesso di forze sul territorio che riescono ad agire in sinergia. Se non sbaglio, lei ci ha detto che questo decreto ministeriale era intervenuto proprio perché in qualche modo dopo il DL 192, insomma, dei sindaci un po' avevano cominciato a emanare normative, e lei ha accennato al fatto che in alcune città si poteva dormire su una panchina, in una città non si poteva dormire su una panchina, quindi c'era alla fine anche la certezza del diritto, insomma, anche se di piccole cose, ma anche da là si vede. Il rischio era quello di una difformità sul territorio di ordinanze sindacali che andavano poi a penalizzare dei cittadini e magari a facilitare l'azione di altri. E quindi ha cercato il DM di chiudere tutti i margini di fuga, tutte le vie di fuga al potere ordinatorio dei sindaci, però nello stesso tempo non ha poi completato in termini di attuazione quel disegno normativo che a noi sembrava piuttosto interessante, che coinvolgeva non solo i sindaci ma anche le polizie locali nell'ambito della sicurezza pubblica. Bene, io in chiusura vorrei ricordare peraltro che la dottoressa
Peraltro ha chiuso il convegno in qualche modo, si potrà vedere perché abbiamo tutta l'integrale per tutti quanti coloro che vorranno qui su Libre TV, con un appello, insomma, in qualche modo, siccome si sono ventilate anche durante il discorso la presenza purtroppo di istanze un po' corporativistiche dei vari tipi di corpi di polizia, poi alcuni militari, alcuni no, eccetera. Beh, lei insomma ha fatto un appello molto concreto in chiusura per cercare di farsi promotore, di sopperire a quella esigenza di specializzazione che qualificherebbe e darebbe ulteriore prestigio anche all'operatore di polizia locale. Sì, ho sottolineato l'importanza prima della formazione, una formazione che deve essere sempre più avanzata e che non può lasciare indietro la polizia locale, e dall'altra parte all'interno di un quadro generale di formazione avanzata pensare anche alla specializzazione in determinati settori, così di avere sempre una prestazione più vicina ai cittadini e che garantisce la sicurezza di tutti. Perfetto, io ringrazio la dottoressa Schettini e ricordo che l'Istituto appunto Europa 2010 ha un sito, anzi o meglio ha una mail dove poter, ha anche un sito, perfetto, lo dica lei. Il sito è europa2010.org. Perfetto, allora la ringraziamo.